Ma io credo che insomma, adesso non so neanche bene in modo completo tutto quello che è la proposta di cui si è sentito, si è parlato, ma a volte anche molto frammentariamente. Io credo che lo sport debba trovare, diciamo, al suo interno delle regole per autodeterminarsi. Per di più devo dire, insomma, secondo me il tema è anche diciamo che lo sport, il calcio in particolare, che poi è un po' il motore di tutto lo sport, non ha avuto molti aiuti, nel senso che, cioè, tu è giusto che controlli nel momento in cui dai degli aiuti, come hanno fatto in maniera molto importante per esempio per il cinema, che io mi va benissimo che lo facciano e vedo che i numeri sono molto molto importanti, di cui beneficiano società italiane ma anche molte società straniere, e quindi va bene che lo facciano, però forse andrebbe bene anche per il calcio. Questo potrebbe dare una qualche voce in capitolo maggiore, ma nel momento in cui nulla viene fatto, il calcio è entrato in difficoltà a causa di una pandemia che ha generato delle perdite molto significative per tutte le società, anche per esempio per noi del Torino, che abbiamo sempre avuto bilanci molto virtuosi, perché purtroppo sono mancati totalmente gli incassi dei botteghini, le sponsorizzazioni sono calate ed è calato molto anche il valore dei calciatori, quindi tutto questo ha generato delle perdite notevolissime. Però insomma non abbiamo avuto nessun aiuto, si parla da tempo di un contributo dalle scommesse che sono come dire, sviluppate sulle partite di calcio, ma per il momento non c'è nulla. C'era il decreto crescita, che era una cosa secondo me minima, che poteva dare una mano al calcio ma anche in qualche modo alle entrate dello Stato, perché comunque sia, nel momento in cui tu hai qualcuno che viene a giocare in Italia e paga le tasse, sia pure in misura minore, comunque hai un'entrata fiscale che non avresti. E anche quello non è successo. Ci potrebbe essere, come accade per il cinema, il tax credit per esempio legato ai settori giovanili, ma anche lì non c'è nulla. Cioè io dico, secondo me va bene tutto, però io credo che uno, il calcio e lo sport si deve autodeterminare, e poi se uno vuole avere voce in capitolo deve anche in qualche modo fare quello che è giusto fare, come si fa per molti altri settori e non si è fatto per il calcio e per lo sport. C'è uno di sindaco. Benvenuto Presidente, grazie. Buonasera a tutti. Allora Presidente, la Costituzione siamo noi, ci siamo dati intanto, un titolo.